Signori, bentornati su Dealers Life 2. In questo episodio tenteremo di sopravvivere. Nello scorso abbiamo rischiato la bancarotta, ma una vendita fortunata ci ha salvato il culo, per così dire. E abbiamo davvero pochissima moneta attualmente, però abbiamo un oggetto che vale parecchio. 4.003 è la stima e dovremmo sperare di venderlo il prima possibile. Così da rimetterci in sesto, non possiamo fare molto, non possiamo comprare nulla all'asta. Quindi apriamo il nostro negozio, incrociamo le dita e speriamo bene. Abbiamo il signor Cavillo, iniziamo malissimo. Sono qui per informarti che tutto costerà di più per un po', sarà più difficile guadagnare dall'acquisto di oggetti, ma sarà più conveniente venderli, ok? Se riusciamo a beccare il compratore che ci compra quell'oggetto da 4.003, magari lo riusciamo a vendere per una cifra maggiorata, si spera, però tutto il resto, insomma, è un cazzo di casino comprarlo. Vediamo che cosa ci vende la tipa. 162 dollari, euro, ricordiamoci che stiamo con l'euro. E non lo so, gli offriamo 100 euro per sta roba? 198, signore, guardi, io non ci sto nemmeno a perdere tempo. Abbiamo bisogno di gente che compri. Già sono passati un po' di giorni e ancora nessuno vuole comprare nulla. Sono tutti quanti arrivati qui a vendere ed è un problema perché comunque ci stanno portando robaccia e nessuno viene a comprare e questo è un grosso problema. La stima di 2,70, proviamo a 192, 2,30, 2,10, 2,15, sei distante di 5 dollari, di 5 dollari. Vabbè, facciamo così. Facciamo 2,15, 2,20. Beh, oh il diavolo, d'accordo. Ok, va bene. Per 5 dollari, signori. Per 5 dollari non ci vuole vendere quell'oggetto. Ti prego, mi serve un compratore, non venditori. Basta. Abbiamo poca roba, ma abbiamo anche poca moneta. Ok, forse ci siamo. È arrivato un compratore che vuole comprare questo modellino e ci chiede di dare un prezzo. L'abbiamo pagato 3.003, proviamo a venderlo a 6.200, 3.100, ma non esiste, 5.100, beh, no, grazie, è tutto. Ci abbiamo provato, signori, ci abbiamo provato, ma qui la gente è tirchia e pura avara, perché, insomma, cioè, mi vendo un oggetto con una stima di 1.580 a 1.660? Arrivederci, signore. Arrivederci. Non stiamo concludendo assolutamente nulla. Nulla. Signori, finalmente è arrivato qualcuno che vuole comprare quel dannato modellino. E sembra che lo voglia comprare a buon prezzo. Finalmente si inizia a ragionare. Sicuramente, rispetto alla stima, lo sta comprando qualcosina in più. Abbiamo il lavacervelli a nostra disposizione. Quindi aumentiamo il prezzo a 5.500, perfetto, grazie. E qui abbiamo ottenuto un botto di moneta, siamo a 5.600, quindi abbiamo recuperato tutto quello che avevamo speso, ma comunque siamo nei guai perché non abbiamo roba, non abbiamo praticamente più nulla nel nostro magazzino e adesso dovremmo comprare roba. Proviamo a vendere questo a 3.95, ma la gente vuole spendere troppo poco, quindi per il momento ce lo togliamo da mezzo ai piedi. Signora, lei deve comprarlo per 3.80. Non lo so, siamo troppo distanti e niente. Adesso mi serve qualcuno che ci venda qualcosa di utile. Ne abbiamo bisogno di comprare qualcosa di utile. Questo qua ha una stima di 5.60, quindi magari proviamo intorno ai 400. 3.86, 7.40, signora, è un po' esagerato come prezzo, su via, dai. E attenzione che arriva anche la polizia, sono qui per chiederle una donazione per supportare la lotta della polizia contro il traffico di oggetti falsi. Se ci aiuta ne avremo tutti ricompensati, faccia la cosa giusta e me ne ricorderò. Ok,
Devo pagare? Se ne ricorderà? Non saprei onestamente, eh. Guardi, non mi interessa. Reputazione meno 5. Ma non abbiamo moneta, non abbiamo moneta, mi scusi, non è che possiamo fare donazioni così, magari in futuro sì, ma per il momento no, decisamente no. Una stima di 2,45, proviamo a comprarlo a 186, 3,10, arrivederci. Qui la gente ci vuole guadagnare troppo. No, non possiamo comprarli sopra le stime, signori, perché poi non riusciamo più a rivenderli. 8,70? Facciamo 9,60? Non lo so. Eh no, lavacervelli, proviamo a comprarlo questo. 9,60? Dunque. No, grazie. Ma dammi l'opportunità di fare roba. Maledizione, questa era una buona offerta per. Una buona opportunità per riuscire poi a rivenderlo. Lo potevamo comprare, rivenderlo a un prezzo maggiore, ma. La modalità difficile, devo ammettere che è parecchio difficile. Oh, qui probabilmente riusciamo a fare un buon affare. Ce lo vuole vendere a 5,20 a una stima di 800? Noi proviamo a comprarlo sui 400. 4,80, magari 4,40? 4,45, ci sta, ci sta. Abbiamo concluso l'affare per soli 5 dollari in più e lo potremmo rivendere immagino intorno ai 1000. Perché io continuo a dire dollari se ho settato la moneta euro? Ok che si chiama Dealer's Life, ma in questo caso so euro, quindi non ci confondiamo, please. Allora, parliamo di questo coltellino, glielo compro un euro. Non comune, in condizioni buone ed è un'arma. Ah, 2007 però è troppo, signori. Non abbiamo una stima. E non avendo la stima è un cazzo di casino, come detto. C'è un camion parcheggiato qui fuori. Sembra aperto e incustodito. Ho visto alcune scatole al suo interno. Potrebbero contenere oggetti interessanti. Cerca il proprietario, avviso. No, rubo uno scatolone. Ho ottenuto chitarra elettrica, cellulare da collezione, sapone di Marsiglia da collezione. Reputazione meno 15, signori. Ci rifammo la reputazione. Intanto abbiamo ottenuto un po' di oggetti. Ciao, sono Igor Parker. Recentemente ho vinto un pezzo unico molto interessante. Vediamo. Insomma, non è un granché, glielo dico, non è un granché. La stima è di 2,65, io lo prendo per 186. 2,15. Famo 2,5. Va bene, prendiamo la 2,15, comunque qualcosina la dovremmo riuscire a guadagnare. Stima di 2,30. 132? Davvero? Il pegno? 99, 122. Ma sì, dai, ok. Te l'accetto per 122, che comunque se ce lo rilasci riusciamo a guadagnarci qualcosina. Abbiamo ancora uno slot disponibile, ma fatemi dare un'occhiata alle robe che abbiamo. Stima 800, stima 320, stima 800, stima 1800, 580, 200, 200. Va bene, dai. Si può fare, si può fare. Vediamo, vediamo. Stiamo per acquistare un'arma che ha una stima di 1700, la cliente ce lo vuole vendere a 1060, ma proviamo a comprarlo a 860. 9,80. Facciamo 9,40. Non lo so, no, grazie, buona giornata. Questo qua lo voglio acquistare. Questo qua lo voglio acquistare. 9,80, quindi. Facciamo 9,60? 1,020? 9,80? Beh, ritengo di poter accettare la tua offerta. Ok, va bene, ci può stare. E adesso questa qua la vuole comprare? Dimmi di sì, subito, subito. Guardi, parliamone. 1520 anche no, cioè nel senso una stima di 1700, 1940, 1900, cioè niente, mi dispiace signora, sarà per un'altra volta, cioè insomma, no, guardi, io non la pago per ripulire, va bene, meno clienti, sti cazzi, se abbiamo meno clienti, tanto abbiamo già abbassato la reputazione, figuratevi. La chitarra che abbiamo rubacchiato in giro ha una stima di 8,60. La cliente la vuole comprare per 9,90. Ma noi andiamo a 1200? 1040. Facciamo 1080? 1040, ultima offerta. Va bene, ok. Comunque, tutto di guadagnato. Ma è ritornata la signora di prima? Cioè, scusate, è proprio quella che voleva l'arma che prima non l'ha accettata e adesso è ritornata? Signora, guardi che il mio prezzo sale, 2450. 1860, facciamo 2000?
ancora non ci siamo, lava cervelli, proviamo qualcosina in meno di 2000, però parto da 2050. 1960, fammi pensare, non credo che aggiungeremo mai un accordo. Noi ci proviamo, però se poi non riusciamo a venderla, continuiamo a tenerla in magazzino fin quando non arriva qualcuno disposto a spendere cifre esorbitanti. 6,60 con una stima di 5,80. E dai, però che cazzo, 6,60 possiamo fare tipo 6,80, fammi pensare. E niente. Non abbiamo ancora venduto l'altra arma e ne stiamo per acquistare un'altra. Forse, si spera, perché comunque ha un buon valore, anche se qui il tipo la vuole vendere praticamente come nuova, cioè no, assolutamente no, dovremmo comunque guadagnarci, cioè mi scusi, lei non può pretendere di arrivare qui a venderla sopra la stima, cioè no, non mi pare giusto, assolutamente, noi siamo qui per guadagnare, non solo per fare contenti i nostri clienti. Vuoi davvero offrire? No, cancella questo qua, sta comprando. Pensavo stava vendendo e invece sta comprando. Ho visto un ananas, pensavo mi vendeva un ananas. 900, fammi pensare, che affare fatto. Va bene, abbiamo guadagnato comunque più del doppio, quindi ci sta. E andiamo a vendere qualcos'altro. 3,85, 4,70, 4,15, 4,40. Sei decisamente lontano. Ok, proviamo 4,20. Dunque, non credo. Dai, era 4,15 il massimo. Maledizione. Dobbiamo venderla a 4,15. Avremmo guadagnato qualcosina. Un famoso canale TV mi ha offerto una parte in un documentario sugli alieni. Ma io non so nulla sugli alieni. Cosa dovrei fare? Guardi, accetti, perché ci pagano. Abbiamo ottenuto 2400? Per sta stronzata 2400? Ma andiamo a dire bugie in giro e non a vendere robaccia inutile che non se la compra nessuno. Abbiamo perso la reputazione, ma sti cazzi onestamente, la reputazione la fammo, non so come, ma la fammo. Abbiamo appena ricevuto un bonifico per qualcosa che non abbiamo venduto, cosa facciamo? Che ti importa, teniamoci i soldi, siamo comunque a verde. Cioè praticamente noi stiamo guadagnando di più in questo modo che in un qualsiasi altro modo. E perdiamo reputazione su reputazione. Siamo diventati dei truffatori. Non abbiamo aperto un banco dei pegni. Abbiamo aperto un banco di truffa. Scusate. Però a noi va bene. L'importante è guadagnare in un modo o nell'altro. Anche se comunque siamo sempre sui 6.000. 5.000, 6.000, 5.000, 6.000. Non andiamo oltre. Qui nessuno vuole comprare roba a prezzi decenti. E io non posso svenderli. E la gente che viene ci porta, sì, roba interessante, ma li vuole vendere oltre la stima. Tipo sta tipa. Cioè non c'ha minimamente senso. È troppo, decisamente troppo. Lei vuole comprare qualcosa, vuole comprare l'arma, proviamo a vendergli l'arma. Stima di 1.700, proviamo 2.250 e la vuole comprare a 1.100. È un po' stronza, quindi non se ne parla minimamente. Signori, ma abbiamo Super Scavo Bros qui, dobbiamo provare ad acquistarlo, cioè su via, ci porterà fortuna. 7,40, perfetto, grazie, va bene, lo rivenderemo a un prezzo maggiore, ma siamo scesi a 3.000 euro. Maledizione, siamo scesi a 3.000 euro, qua nessuno vuole acquistare, ci portano sempre robaccia che comunque potremmo anche acquistare a buon prezzo alcune volte, tipo questo, fammi pensare, no, grazie a Dio, no, lo voglio prendere questo. Siamo a 3,95 se non sbaglio, credo, 3,95, non lo so, perfetto, grazie, buono. E cosa vuole comprare? La pistola. Allora, sta pistola la dobbiamo vendere a un prezzo esorbitante, almeno a 2050. Ma perché così poco? Perché dovete offrire così poco? Stronzi, maledetti, non se fa. Questa è la prima volta che qualcuno che ci lascia un pegno ritorna e paga il riscatto. L'oggetto è stato riscattato dal suo proprietario e ha pagato il prestito e gli interessi, più 354, che è veramente una cifra irrisoria, ma c'è sta, dai. Abbiamo recuperato ancora un po' di moneta, siamo nuovamente intorno ai 6.000, ma rirestiamo alla fine, non andiamo molto oltre. Una stima davvero di poco, 99, 95, 98,
prendiamo la 98, magari la riusciamo a rivendere a 150. Stima di 3,20, proviamo 3,75, 3,55 e la signora Seda. Ci hanno portato un pegno, un oggetto che vale un botto. Se riusciamo a prenderlo a buon prezzo, anche se non abbiamo la moneta sufficiente secondo me, e il proprietario non viene a riscattarlo, potremmo guadagnarci un bel po'. Proviamo 3.350, 3.600, attenzione, 3.450, beh, non credo, aspetti un attimo. 3.600? Proviamo 3.600? Che ne pensa? Dunque, perfetto, grazie, ottimo. Siamo senza moneta, e se la tipa non ritorna a riscattare quell'oggetto, abbiamo un oggetto che vale un botto da rivendere. Se viene a riscattarlo, recuperiamo i 3.600 e magari riusciamo a guadagnarci qualcosina. Adesso non so esattamente quanto sia la percentuale che guadagniamo sul pegno. Non ne ho la più pallida idea, non ci ho fatto caso. Non so se sta scritto da qualche parte, ma le offro 0 euro. E non sappiamo la stima, quindi le offro 0 euro. Questo qua non sappiamo nemmeno la stima, quindi parliamone. 196, cattive condizioni, comune. Guardi, è una macchina da scrivere, distrutta. Facciamo 99, ho detto 99. Se ti piace bene, se no, signore, vada da qualche altro banco dei pegni. Ce ne stanno tanti, giro, su via. Durata del pegno terminata, l'oggetto è stato riscattato e abbiamo recuperato gli interessi per un totale di 4.320. Quindi adesso abbiamo di nuovo la liquidità, siamo di nuovo a 5.000 dollari, ma come detto non si va oltre questa cifra. Abbiamo solo un oggetto nel magazzino che non vale nulla, non possiamo fare praticamente nient'altro attualmente e non saprei, magari controlliamo un pochettino la parte del nostro tablet. Noi abbiamo un novizio, cosa ci serve esattamente per aumentare il livello di fama, perché attualmente siamo a novizi. Il livello di fama influenza pesantemente la generazione di oggetti e clienti, deriva dalla somma dei tuoi punti abilità più i punti fama del tuo negozio. I punti fama del nostro negozio sono disonesti, perché 16 su 100. Siamo messi davvero malissimo, e comprare le abilità ci costa comunque un fottio. 2000 dollari per un punto abilità è decisamente troppo, per il momento è decisamente troppo. Questa, signori, è casa nostra. Siamo senza tetto, come detto, e abbiamo una bicicletta, un triciclo per andare in giro. Viviamo così nella discarica con dei fusti radioattivi e a breve prendiamo a fuoco, perché abbiamo acceso palesemente il fuoco sulla tenda. Quindi faremo una brutta fine nel breve periodo. Questo cosa sarebbe? Eventi in corso, raggiunge il quartiere industriale. Difficoltà difficile, personaggi speciali. Vabbè, saranno gli obiettivi. Trova il regalo per la nonna di Bob e cerca un oggetto con la categoria casa. Ok. Nella panoramica abbiamo la nostra liquidità. Possiamo forse fare anche dei prestiti? Di 5.000 però, ma non è propriamente il top. Possiamo anche investire, basso rischio, ma non abbiamo comunque moneta, quindi è inutile nemmeno investire. E infine qua abbiamo le statistiche giornaliere, dove abbiamo sì guadagnato, ma se andiamo a vedere tutto il resto, il bilancio, beh, è in negativo, decisamente negativo, ma rispetto al budget iniziale, signori, abbiamo la bellezza di 328 euro in più. Da quando abbiamo iniziato la partita, proprio la run, abbiamo guadagnato 328 euro. Beh, dai, ci siamo portati a casa la giornata, devo dire. Assolutamente sì. Signori, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Siamo comunque riusciti a sopravvivere, ma nel prossimo dobbiamo fare la svolta, quindi probabilmente inizierò a giocare anche io un pochettino così off camera, magari registrerò qualcosina, vi farò un sunto di quello che andremo a vendere, a comprare, insomma. Vediamo il da farsi, ma dobbiamo sfondare, dobbiamo decisamente sfondare, dobbiamo diventare ricchi, dobbiamo migliorare la nostra casa, perché comunque qui nella casa possiamo comprare roba?
Non so come, ma se vuoi comprare roba, ecco qua, casa. Possiamo comprare tante case, ma per il momento abbiamo anche bisogno di aumentare il livello della fama. E possiamo vendere anche gli oggetti. In questo caso questo no, ma se acquistiamo questo lo potremmo poi rivendere. Stessa cosa per quanto riguarda il giardino e anche lo sfondo. Magari lasciamo la discarica e ce ne andiamo così nel bosco. Sarebbe male, dai, andare a vivere così nel bosco, un piccolo villaggio, un altro piccolo villaggio un po' più grande, insomma. Ma vediamo nel prossimo episodio come butta la situazione e se proprio vedo che siamo in crisi, magari abbasso la difficoltà a normale, perché è difficile, è estremamente difficile, devo ammettere. Per carità, si riesce a giocare, ma è un pochettino complicato perché all'incirca 2 ore di gioco, da quando abbiamo iniziato proprio la run, abbiamo guadagnato 328 euro. Wow! Solamente che a differenza dell'inizio run abbiamo solo un oggetto a nostra disposizione che non vale nulla. Ad inizio run invece avevamo qualche oggetto da vendere, quindi vedremo cosa accade nel prossimo episodio. Mi raccomando, like e condivisioni per supportare la serie e il canale. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Unitevi anche al server Discord, trovate il link in descrizione. E detto ciò, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ad un prossimo episodio di Dealer's Life 2. Alla prossima, ciao a tutti!